Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e sono in compagnia di Francesca. Oggi registreremo il mio primo mukbang, come si chiama. Ci siamo armate di insalatina molto light, i pomodori. Per far vedere che noi siamo light. Pomodori di vide perché io sono tollerante, se no tu scappa accesso. E niente, io ho preso Coca-Cola zero con limone. Io acqua naturale, perché mi mantengo bella fuori e pulita dentro. Una nera rocchetta. Vabbè, pure San Benedetto. Vabbè, comunque stava a magna fuori, a rischio che ci caghino in testa i piccioni, perché dentro c'è stava la musica e c'è sta il copyright. Vedo un M gialla. No, vabbè, guarda. E noi con l'insalatina. Niente. Comunque, possiamo mangiare, metti il sale, lei da 3 ore sta aspettando sì, sto sale. Eccolo. Questo vi mostrerò come si mette. Questo è il sale. Scuoti soprattutto. Apri e getta su. Io adesso vi ho fatto delle domande. Vi ho chiesto di farci delle domande e risponderemo al video. Siete mai state derubate? Io sì, sono stata derubata. Di che cosa? Il mio cellulare una volta. Oddio, io sai, non mi ricordo. Molto tempo fa. Attenta al tavolo che... Ero fidanzata con Enzo. Aspetta, tu magna, parla, io cerco qualcosa che... Sì, aspetta, forse ce l'ho. No, troppi. Te? Stiamo a cercare qualcosa che tiene fermo il tavolo. Dicevo, ero fidanzata con Enzo e un giorno mi hanno rubato il cellulare. Oddio! Siamo un attimo morte. Però cioè, se c'era la piccolina si consolava perché le piacciono gli uccelli. Roba che davanti c'è tipo una non so, una flotta d'asilo. Ci stanno tipo 40 ragazzini, vabbè. Vabbè. Comunque dicevo, era uscita un pomeriggio e mi hanno rubato il cellulare. Io morta. Perché il cellulare Enzo mi definisce una figura mitologica, metà telefono, metà dolce. Vabbè, leggiamone un'altra. Vai, Mara, ma si muove ancora. Mo ci ho messo. Non è che ho ben capito dov'è la parte. Eccoci, risolti i problemi tecnici, siamo tornate. Cambiata l'inquadratura. Io mangio. Il tavolo non si è aggiustato. Allora, che segno siete? Io Cancro. Io Ariete. Io sono nata il 3 luglio. 3 luglio, ricordatelo, gli auguri. Allora, fatene uno col sushi. Io non me lo mangio il sushi. A parte quella volta che siamo andate là e tu sei inzottato una borsa. Nella borsa, ma non mi piace il sushi a me. Vabbè, cotto sì, però. No, ma proprio queste cose estrose. Comunque è proprio un video duro. È un video rustico. Gente di carelli, piccione che ci caga in testa, tavolo rotto, il rumore del netturbino da monnezza. Io. Cioè. Ma noi siamo rustica. Se vi chiedessero di fare il GF VIP, accettate? Forse lo accettereste, vabbè, comunque. Sì, accettiamo. Unico concorrente. Unico concorrente. Prendeteci in coppia. Da quanti anni vi conoscete? 2014? 5. Io faccio i calcoli. Tra un po' mo famo l'anniversario. Franci, ma sbaglio? Ma sei dimagrita o sbaglio? Sei però sempre bellissima e simpaticissima. Grazie mille. Troppo gentile, però sono dimagrita tanto. Purtroppo ho un problema alla tiroide. Posso mangiare anche il mondo, non riesco a mettere i chili. È brutto, infatti mi dispiaccio quando mi dicono sta cosa, perché amore, mi rendo conto che a volte sembra un teschio. Ma non vedo mai il marito, dove è finito? Dove l'hai messo Enzo? Enzo sta al lavoro. Ah, pensavo nel cofano. Ecco, lei sarà a fifella. Sta al lavoro Enzo. Dopo lo chiamano in diretta, mi facciamo salutare in diretta. Ah, scritto state a Porte di Roma, mia, facci sapere cosa compri. Allora, ho comprato
una specie di giacchetto da Stradivarius, veniva tipo 40 euro, ho pagato 15. Non mi ha spaccata. C'era solo taglia M e mi stava grosso, infatti mi ho comprato per tenermelo aperto. Io l'ho misurato, ma a me non mi ha lavato. E c'ha fantasia tipo Barberi, no? Stile Barberi, quella che va a stare un po' scozzesina sul beige. Ho preso una matita di Marc Jacobs, mi piaceva tipo il colore da Sephora, stava in offerta. Sti piccioni che planano in testa. Le bimbe, anche loro alle prese con il piccione. Sì. Qua hanno detto che devo andare a McDonald's. Sì, ma dopo ci andiamo sicuramente. Nell'inquadratura di prima c'era il Mac. La vostra peggiore figura di merda. Me la pensare a me. Io pure, boh, mi trovo impreparata. La peggiore? Ho messo prosciutto, l'ho messo così, ma toppa, regà. È buono. Ho tagliato tutto, sto piccione mi guarda, un tono minaccioso. Come una piccolina, tutta a pezzettini. La mia figura peggiore. Oddio, sai che non lo so. Boh, tipo che dico qualcosa di qualcuno, tipo quello è brutta, così. E poi c'è tipo la sorella, ricordo, la cugina. Io ricordo una figura di merda, ho fatta di recente. Non mi ricordo che cosa, però l'ho fatta. Di recente proprio. Ma che sono caduta? Non mi ricordo però. Ma sicuramente l'ho fatta. Io l'altro giorno sono cascata, ma non sai. Ma dove? Stavo a un locale. Cioè, non potete capire. Mi sono fatta le scale, c'avevo tutti i lividi sulle ginocchia, sono fatto un po' di boom. Sto caccata così. E ti hanno visto? Sì, mi hanno raccolto. C'erano amiche mie e la ride, bastarde. Io non sono caduta ultimamente, però che figura l'ho fatta. No, dovrei chiedere a Enzo. Dopo chiamo Enzo. Perché lui se le ricorda tutte. Mia, come ti va di uscire sempre truccata? Dove trovi la forza ogni mattina? Aiutami. Te deve piacere, se non ti piace non ti trucchi. Questa domanda gliela faccio spesso pure io. Mi sto sempre dentro al trucco. Però ecco. Questa è per te, amore. Ah, Francè, ma che capelli hai? Come li curi? Eccoli, ragazzi. Come li curo? In realtà non è che li curo, chissà che. Shampoo, Garnier, balsamo. Però io quello che non uso tanto piastra. Quando sono così sono naturali, quindi a meno che non li stiro lisci, e quindi in quel caso usa la piastra. Però la piastra, non usare la piastra aiuta tanto. È vero pure che quando il capello è lungo è un po' più pesante, quindi niente si gonfia. Ma io perciò li porto lunghi, se tipo me li taglio corti, invece così asciugo un po' di forma. Però qua hanno scritto: ciao ragazze, è bello vedere come delle vere amicizie si siano al di fuori delle telecamere. Non sono da tutti. Attrezzo del quello prima. Di prima, c'è la prima uno. Poi è passato un attrezzo, raga. A giro maniche. Cioè proprio a canottiera. E sta pure fuori a canottiera. Ma c'aveva pure i pantaloni a palazzo larghi che andavano negli anni 90. Dov'hai, sei un articolo. Comunque, tornando al fatto della nostra amicizia, volevo spendere due parole per dire che le cose autentiche si vedono poi con il tempo. Mi ha cacciato sta perla. Sono diventata saggia, ragazzi. E mangio l'insalatina. Domanda per me. Per te. Hai mai pensato di partecipare a Uomini e Donne come tronista? Glielo dico tutti i giorni. No, raga, perché allora, se dovessi partecipare vorrei fare la tronista, la corteggiatrice non la farei. Ovvio, proprio. Ovvio la tronista, io sgamo subito come Gianni tutti i fake, tutti i suoi corteggiatori fake. No raga, non... Eravamo, sai come pariamo là? Cioè nel senso, penso sì che figo, però non penso di essere adatta a fare una cosa del genere, boh, mi vergognerei troppo. Perché? Boh, perché nella vita privata, poi tu lo sai, sono tipo molto... baci? No, in generale sono molto... Mi tengo la roba mia per me, no? Quindi mi sentirei un po' a disagio. Però mi divertirei io a farti trovare tutti fake. Vi fa male la distanza tra un'amicizia come la vostra? Vi adoro, un bacione. Sì, vabbè, è brutto stare lontano, che potremmo viverci di più. Però comunque noi cerchiamo sempre di vederci appena... Ecco, io sono a Roma o lei a Napoli. Cerchiamo sempre pure un'oretta di vederci. Oppure ci sentiamo. Io perché non posso postare i vocali di Mia, che io mi faccio sotto di sui vocali. Però cerchiamo di sentirci comunque sempre. Mi schifo, raga, un pezzo di grasso di prosciutto. Lo sputo in diretta.
Cosa rispondi alle provocazioni di gente inutile? Dipende, se me rode me ce trovano. Se me rode me ce trovano, se no me ne frega niente. Ma me ce trovano giusto amore, perché... Amore, non ho capito la domanda, scusa. Allora. Cosa rispondi? Cosa rispondi alle provocazioni di gente inutile? Allora, a me quando mi trovano nel giorno così gli rispondo, ma è più una cosa... cioè, da serie, se una persona non ti piace, non te la guardi. Due, non te conosco, sei te che sei venuta a scrivere a me, quindi sei sempre te che stai in torto, un difetto. Questa si affaccia da siepe. E niente, questo. Dato che io sono saggia, ti rispondo dicendoti che la risposta è nella domanda. Gente è inutile, quindi rimane tale. Invece a me mi piace quando mi insultano. Io mi diverto un sacco. No, a me non mi frega niente, perché poi vabbè vedi da chi te viene la cosa. Ah, boh, infatti. Ma già che una persona perde tempo a venire a insultare, ecco, vuol dire che c'è un cazzo. Su Facebook, su Instagram, a insultare è brava. È una capa fresca. Com'era Andrea nella casa? Mi ricordo un video dove ti abbracciava, lo amo. Andrea era carino, però. Cerioli? A parte mi rubava sempre sigarette. Io c'avevo le sigarette. Inizialmente c'ho avuto uno scontro, ricordi? Non è vero. Però dai, dopo sì. Ma pure dopo. Fuori. Inizialmente. Vabbè, però dopo ci ha fatto... Sì, ci siamo trovati poi. No, io... Però c'è una cosa, raga. Cosa? La ragazza che ha scelto Andrea a me mi dà l'idea di Greta. Lo sai che ci ho pensato pure io? Arianna? Perché? Mi sa, mi dà l'idea di Greta, non lo so, il sorriso, tipo qualcosa di Greta. Ho pensato pure io. Io devo dire a Gianni Sperti. Quando stavamo al Grande Fratello, Andrea gli piaceva Greta e quando ho visto la ragazza nuova ho detto pure ma c'ho, non so chi è Greta. C'ha qualcosa che mi fa pensare a lei, non ti so dire cosa, il sorriso, forse lo sguardo, non lo so. Però le somiglia un po'. Comunque. Comunque niente. Molto carini insieme. Sì, è vero. Sono contenta. E niente, io da Andrea mi ricordo che la mattina ci davano 10 sigarette al giorno. E io cercavo di non fumarmele tutte 10 per venire più il giorno dopo. Io non fumo. Il fumo danneggia gravemente la salute. Sì, ma questo lo sanno già. Ma io devo fare spot pubblicitario. Vabbè, fatto sta che Andrea mi rubava le sigarette e io me nascondevo nei stivali. Però era simpatica, tutto sommato, una brava bravissima persona. Una vera e bravissima persona. Comunque noi abbiamo pure le patatine. Abbiamo tutto. Mamma mia, sti piccioni! Abbiamo tutto. Una prima patatina. Piccione ci aveva puntato. C'avevamo le patatine fritte. Io l'ho buttata addosso. E al forno. Io al forno perché non le patate fritte. È il fioretto. Io mangio tutto, raga. Anche se non dovrei. Io perché ho fatto un fioretto? No, raga, sto psicologicamente male, mo. Mo ci ho puntato come... Aspetta, ma c'è la patatina, aspetta. Aspetta, lasciamo chi le prende. C'è andato? È sempre quello di prima. Basta, raga, sto male. Mi fa sentire male. A me se ne mangia. Vabbè, leggiamo qualche altra domanda. Vai. Questo è bello, è bianco. Insomma, pare vecchio. Vai, amo, leggi un po'. Dimmi un po' cosa hanno chiesto. Vabbè, dicono che è bello rivedervi insieme. Ti ho vista, io lavoro da Imperial. Ciao. Ciao. Ma chi è Imperial? Ma... Oddio, raga. A me mi cagheranno in testa, lo sento. No. Vattene! Oddio, aspetta che qua su il sondaggio così è da tutte mischiate, non ci sto a capire niente. La vostra fobia più grande, qual è il vostro profumo preferito del momento? Buon pranzo ragazze, grazie. Allora, la mia fobia più grande penso sia nelle farfalle. E forse essere anche cagata in testa dal piccione. Invece io ho paura, c'è paura qua, le lucertole mi fanno un po' schifo. Cancello quella. Mi fanno un po' schifo le lucertole. Qual era la domanda, la fobia e poi? Il tuo profumo preferito. Il mio profumo preferito.
se sentite rumori, sono i ragazzini che strillano per i piccioni che sono stati assaliti peggio di noi. Guardali! Ma che gli stanno dando da mangiare. Bravi, andate lì. E il mio profumo è il Poison. Io non lo so, ci devo pensare. Non è il profumo preferito? No, da uomo sì, da donna no. Da uomo pure io. Qual è il tuo? Creed. One Million. Enzo lo usa. Per il Creed. Beh, siete contro i matrimoni gay? Mi saluti per favore, mi chiamo Giulia. Ciao, ciao Giulia. Io no. Noi amiamo i gay. Bravi, infatti, ma io poi penso. Se due persone si amano. E si vanno sposando. Ma book vanno fritti. Io ancora faccio metto in testa, raga. Tutta questa gente che parla. Ma che vera forte, ci sono molti gay che si amano veramente. Più di coppie maschio e femmina che invece non si amano e si sposano giusto per. Vero. E con questo concludo e basta. Cioè, mo al di là del fatto che stiamo a far video e di solito quando c'è l'ospite vi chiedo sempre di mettere mi piace per l'ospite, quindi in questo caso metteranno mi piace per te. Dovete mettere mi piace perché per fare sto video. Ma rischia merda in testa del piccione. Non ci puoi pensare della merda. Lo sai che porta fortuna se ti cagano in testa? Voglio essere sfortunata, mo. Guarda. Prego, prego. Ci pensi si viene Gemma a casa, una grande cagata, un po' di fortuna per Gemma. Finalmente una gioia. Dopo tanto non ci stanno pensando che stanno mangiando. Qual è stata la cosa più bella del Grande Fratello? La nostra amicizia. Vabbè sì, però diciamo non c'è una cosa in particolare. Beh, per sì. Me è stato tutto bello. Esperienza unica. Bella. Che per quanto criticato vogliono fare in tanti il Grande Fratello. Tutti. E purtroppo non lo possono fare tutti. Nel senso che comunque, cioè, per 20 concorrenti a edizione, quante edizioni devo fare per farlo fare tutti? Una al giorno. Infatti noi siamo state fortunate a poter vivere quell'esperienza. E ci siamo conosciute. Maleficissime. Mamma, ti ricordi? Schiu 5. Però proprio tu. Eravamo sintonizzate, eravamo destinate. Vero, lo penso. Avete in programma di farvi un tatuaggio insieme o separate? Allora. Non siete aggiornati? Noi già ce l'abbiamo il tatuaggio da insieme. Anni. Non ve lo possiamo far vedere. Io sì, eccolo. Io ce l'ho qua sulla mano. E lei ce l'ha tipo qua sulla panza. Non posso. Ma io ho il giacchetto arrotolato. Pare un omino da Michelin. 3000 rotoli. Però io da sola volevo farlo con Enzo in realtà. Per la piccolina. Tipo la famiglia stilizzata, noi tre. Carino quello. Però non lo so, un po'. Vabbè, perché tu comunque non sei amante dei tatuaggi. No. Io sono minimal nel vestire, negli accessori, però per il simbolo. Io anche sono minimal, c'ho giusto uno o due dei tatuaggi, vero? Sì. Poi non si vedono. Non si vedono proprio, infatti se ve lo dicevo manco ve ne accorgevate. Però io sono molto minimal, quindi non lo so. Ci penserò. No, io a parte tutto me ne voglio fare l'arte, ne devo chiudere sto braccio. Non avevamo dubbi. Vabbè, io mi voglio riempire, raga. È andato di fatto, tranne il collo, perché quando invecchi il collo e le mani è la prima cosa che si vede. Ma di fatto, Manuel Valicella ti piace? Non è il mio tipo. No, però sei più da tuoi. Non è brutto, però non è il mio tipo. Vabbè, per capire. Sì, no, però a me più sono tatuati più mi piacciono. Tipo, so, forse è un po' superficiale, però vabbè, se te innamori te ne frega un cazzo, devi pure in cesso che non è mai stato il tuo tipo. Vero. Però se devo andare a guardare, non mi piace senza tatuaggi. Non so perché gli danno quel tocco in più. Ma pure i piercing, Ma secondo me per avere tanti tatuaggi devi avere anche uno stile. Nel senso, io a me che mi vesto molto semplice, con un braccio tutto tatuato, devi avere anche uno stile nel vestire. Secondo me è tutto un insieme. Sto suggestionando sta merda di piccione. No, cacanto. Hashtag merda di piccione. No, raga, ve spiego. C'ho sta fobia da quando sono ragazzina, perché praticamente
stavo in gita a scuola e al compagno vicino a me che camminavamo gli caga il piccione vicino e lo via qua. Ma quella e io ho fatto così. E tutta la classe a piallo per culo perché questo c'aveva merda di piccione sulla spalla. Che fine ha fatto questo ragazzo? E niente, si è pulita la merda. No, ma ora dov'è? E che ne so? Sarà stato fortunato. Ma che no, quello no, si sarebbe saputo. In forma di... Mi pare fai tatuaggi, non mi ricordo. In forma di... Vabbè, no, sai che fa? Che fa? Lavora in salumeria. Far salumiera, mo. Ma un burro, fai marenza. Prima che io chiudo il video vedo a vedere quanti piccioni ci stanno. Me li inquadriamo. Comunque vedi, è stato fortunato. Può mangiare la mortadella quando vuole. È stato fortunato e c'ha il lavoro, che ai tempi di oggi trova il lavoro. E poi lui può mangiare quando vuole, tipo affetta e mangia. Questo mi ha fatto ridere, ragazzi. Vi siete mai baciata a stampo? Poi comunque mi scuso per la mia frangetta indecente, ma se avete visto il vlog sull'altro canale sapete già che cosa è successo. Ci siamo mai baciate a stampo? Sì. Baciamo anche dopo. Oh, quanto mi piace. Ora leggo io qualche domanda. Secondo te l'altezza è un problema, nel senso che chi è bassa non dovrebbe andare in TV? Allora, ragazzi. No. Allora, noi non siamo alte prima di tutto. Io mi sento bassa. Vabbè, però non siamo neanche più lungune, tipo Taylor Ormega. Neanche sì. Lei mi sembra alta. No, secondo me sì. Secondo me sì. Però vedi, già che metti secondo me, non è però la verità. Comunque, ci sono delle ragazze in TV molto più basse di noi anche. Vero. Non possiamo fare nomi. Però ci stanno. Questo caga. No, ma ti prego. Oh, ma sta cagando. Dove? Ha fatto un poco. Dai, ma fa culo, stronza. Guarda che non mi porno addosso. Tu dopo esci con una cagata, Ti passo di una porta fortuna. Ma fate cagate allora. A me se mi caga sono contenta. Leggiamo l'ultima. Questa è carina. Io ho mangiato come se non ci fosse andato mai. Io pure. Quando Mia si sposerà, gli farai tu da damigella come lei ha fatto con te? Un bacio. Certo. Lei sarà la mia damigella. La domanda è, si sposerà? Raga, quando troverò un uomo, un fidanzato e mi sposerò, perché io voglio sposarmi, ovviamente sarete le prime a saperlo e niente. Ma sai chi mi piace per te? Lei sarà la mia damigella, vai. Quello di Uomini e Donne? Non lo so, ma perché non lo guardo? Nicolò. Non so chi sia. Quello che ha fatto Pretentation. Troppo brava, amo, proprio umano, troppo una brava persona. Non so chi sia. Quello che ha fatto pure Riccanza. Raga, scusate, io non mi guardo Uomini e Donne. Comunque mi guardo piacerebbe solo quello. Il turnover. Cioè, se tipo un giorno, ecco il suo film, potessi scegliere di chi farti innamorare e chi far innamorare di te, beh, sarebbe lui. Un bel ragazzo pulito, sistemato, bello. Non so chi sia, però va bene. Se lo dici te, mi fido. Vedi la foto? Dopo fa male. E niente, io direi di chiudere qui il video. E scusate il disagio in generale, perché comunque siamo all'aria aperta. Era il primo, mi imbarazza, magna e ripiamme. Guarda perché questo. Mai visto, amore. Pare un po' Totti ai tempi quando era giovane. È bella, bel ragazzo. E poi è una bravissima persona. Che stava di? Aspetta! Oddio, mi caga su stivali bianchi. Amo questo qua cagano. Ma cagano veramente. Amo questo mo cagano. Hai capito? Amo questa pulella, mo cagano. Fa culo. Vabbè, comunque vi stavo a dire, scusate per il video un po' accroccato, molto rustico, era una prova per vedere uno se vi piacciono, due come se vengono. Però vengono bellini, no? Abbiamo, sì. Come se avessimo fatto questo pranzo tutti insieme. Infatti. Magari al prossimo pranzo lo facciamo a Napoli e rifacciamo un altro. Esatto, io spero di avere bank. La frangia un po' più lunga da poter sistemare di lato.
io domani mi vado a tagliare i capelli. Domani vai? No. Sei inventato. Niente. Mi cacheranno in testa e sarò costretta a tagliare tutto. Amo questi cacano comunque, io sono sicura. Io sto a rotta, raga, scusate. Arriva la digestione, soprattutto coca al gusto limone. Io e te siamo proprio, come si dice, bianca e nera, eh? È vero. Eppure... Andiamo. Niente, con questa inquadratura... Noi vi salutiamo. Fatemi sapere se volete altri video mukbang, macbang. E fatemi sapere soprattutto come si pronuncia. Belli. E scrivetemi qua sotto che cosa volete vedere che me mangio. E la prossima volta, insomma, che viene lei, che me mangio insieme a lei. Beh, perché... Non dobbiamo mangiare il dolce. Mo. Vabbè, dopo tu mangerai amo internosso, come si dice. Vi facciamo una storia per farvi vedere che dolce mangiamo. E niente, noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Ci vediamo al prossimo video e grazie di essere stati in nostra compagnia. Bye.